Siamo a metà settimana nella gara che porta Alfano e la terza gara di un trittico che sulla carta è abbordabile. Due vittorie sono arrivate pur con qualche polemica. Adesso Fano, che partita ti aspetti, che partita vorresti che il Parma giocasse? Ma innanzitutto mi aspetto una vittoria, poi come arriva poco importa. Il Fano comunque, anche se la classifica non lo dice, è un'ottima squadra, è andata a pareggiare a Feralpi, a Salò contro il Feralpi Salò, quindi sarà una partita sicuramente impegnativa. Poi di partite facili e abbordabili non ce ne stanno, abbiamo visto che comunque abbiamo fatto fatica sia con il Forlì che con il Mantova, quindi non dobbiamo assolutamente rilassarci. Senti, tu sei chiamato ad un ruolo molto delicato, hai due compagni di reparto che si lanciano molto in avanti, quindi tu devi dare equilibrio. Qual è la vera difficoltà nel tuo ruolo in questo momento rispetto ad un Parma che magari, anzi non magari, che purtroppo non è ancora al 100%? No, ma difficoltà penso che ce l'abbiamo tutti, sappiamo che comunque sia non stiamo rendendo per quello che vogliamo rendere, e quindi dobbiamo dare tutti di più innanzitutto e avere molto più entusiasmo anche tra di noi. Ciao Ciccio, prima parlava Sandro del centrocampo del Parma, no? Dobbiamo comprare un centrocampista. No. No, io non volevo dire quello, però Lo dicono tutti, quindi. quello che volevo chiedere è, da un lato se ti senti un po' solo in questa situazione, diciamo con appunto le due mezzali che vanno spesso in avanti, e se il fatto di scavalcarti spesso con dei lanci lunghi da cosa sia dettato, tipo. Fatto di sentirmi solo? No, non mi sento solo, anche perché all'inizio si diceva che le mezzali spingevano poco, che attaccavamo, facevamo le azioni attaccando con pochi giocatori. Adesso, si dice che Apposta. attacchiamo forse troppo, quindi bisognerebbe trovare anche da parte vostra un determinato equilibrio. Le mezzali devono spingere, il ruolo del mediano basso è quello anche di tappare i buchi. Quindi ci dici che Per quanto riguarda l'altra serve. domanda, io tento di farmi vedere sempre per tentare di giocare palla, poi se la giocata non viene, domenica e sabato contro il Mantova, molte volte venivo preso sia da Salifu che da Raggio Garibaldi, quindi veniva difficile magari impostare l'azione, però tento sempre di farmi vedere, poi magari se sono marcato. Il mister comunque prepara le alternative, magari facendo abbassare una mezzala, io mi sposto sulla parte comunque da dove la mezzala si abbassa, quindi le alternative ci sono, delle giocate e dobbiamo solo metterle in pratica. Ecco, è inutile che ti chiedo cosa hai pensato del fatto di vincere o uscire tra i fischi, perché immagino che sia un po' la sensazione che hanno già detto anche i tuoi compagni in precedenza. Ecco, ieri prima dell'allenamento immagino sia stata anche una situazione in cui avete potuto fare anche un po' quadrato, no? Tutti insieme, analizzare il momento e cercare di capire in che direzione andare per migliorare le cose. Com'è andata, diciamo? È andata secondo me che dobbiamo avere innanzitutto noi molto più entusiasmo, lasciare stare i fischi perché comunque ci possono anche stare per la prestazione che abbiamo fatto sabato, però dobbiamo essere noi innanzitutto più felici e avere più entusiasmo perché magari si nota che noi vinciamo una partita, però col fatto che magari non si gioca bene siamo tutti un po' con la testa giù, però comunque sia siamo a 3 punti dalla prima, giocando male come tutti dicono, però siamo sempre a 3 punti dalla prima e se la gente ci fischia, che può continuare a fischiarci, noi andiamo avanti per la nostra strada senza problemi. Chi vuole venire, ci segue, chi no continuerà a fischiarci. Basta, basta. No, non ne hai. No, io non ne ho.
Senti, prima scherzando dicevi ci vuole un centrocampista. Secondo te perché la critica dice che ci vuole un centrocampista? La critica dice che ci vuole un centrocampista perché ci vuole un centrocampista di livello che sappia impostare, allo stesso tempo sappia distruggere l'azione. Secondo la critica, questo centrocampista non c'è. Invece io ti faccio un'altra domanda, perché dopo 10 partite, no, più o meno, c'è ancora questa difficoltà a fare queste cose nel Parma di adesso? Sono sicuramente non arriveremo a giocare come il Real Madrid o il Barcellona, perché per caratteristiche fisiche, secondo me, siamo una squadra molto, molto fisica, che difficilmente farà il tiki-taka. Questo è poco ma sicuro. Però dall'altra parte c'è da dire che ancora abbiamo grosse difficoltà. E ti ripeto, secondo me è una questione tutta di entusiasmo e di essere più contenti di quello che si fa. C'è un Parma che comunque è lì a 3 punti, no? Come dicevi prima. Secondo te quanto tempo serve ancora per avere quell'equilibrio di cui abbiamo parlato prima, di cui hai parlato prima? Ma guarda, il tempo non te lo so dire, perché comunque sia, il primo tempo magari col Venezia si era visto un grande Parma, e poi magari ci sono state delle prestazioni molto ma molto meno brillanti, quindi il tempo non lo so. So solo che dobbiamo lavorare, dobbiamo metterci anima e corpo, e laddove magari abbiamo delle mancanze dobbiamo cercare di eliminarle assolutamente. All'inizio era un 3-5-2 che giocava molto sugli esterni, no? Puntava molto sugli esterni. Poi adesso, come hai detto tu, si punta a mandare avanti le mezzale, a aiutare l'attacco. Forse perché si è pensato che Vacco e Calaiò insieme facciano più fatica a giocare, nelle ultime 2 partite Vacco è stato il panchino. No, queste sono cose che deve guardare e gestire l'allenatore. Il nostro compito primario è quello di seguirlo e di fare quello che lui ci dice. Quindi adesso non ti so dire se è una questione di uomini, se Vacco e Calaiò non possono giocare insieme o possono giocare insieme. Penso solo che dobbiamo seguire l'allenatore, stop. Quello che ci dice di fare lo dobbiamo fare, e dobbiamo dare molto ma molto di più dal punto di vista della cattiveria e dello spirito di sacrificio. Ultima cosa, sabato c'è uno scontro al vertice, no? Potreste approfittarne e avvicinarvi ancora di più alla vetta. L'importanza di una partita come quella di Fano, la sentite? Cioè in che modo bisogna gestire questa gara? Al di là che bisogna vincere, come hai detto all'inizio. Bisogna saperla gestire, perché non si vince la partita i primi 10 minuti. Ci sono 90 minuti comunque da giocare. Loro avranno il coltello tra i denti, sia per la situazione di classifica, sia perché incontrano il Parma. Noi, dal canto nostro, dobbiamo dare continuità di risultati e tentare di fare una prestazione degna del Parma. Grazie.